Buongiorno a tutti, oggi parliamo di fiscalità del noleggio a lungo termine insieme a un esperto del settore. Abbiamo qui con noi Marco Zanzottara, che è un dottore commercialista, che poi si presenterà da sé. Prima di iniziare facciamo un breve riepilogo di quelli che sono i nostri contatti, il nostro canale YouTube dove potete trovare questo video e tutti gli altri video legati al noleggio a lungo termine e il nostro quartier generale che è il nostro sito www. rentedrive.it, dove all'interno potete trovare un blog con tutte le informazioni, il primo blog in Italia dedicato appunto al noleggio a lungo termine. Bene, Marco, dici un po' chi sei, che cosa fai, insomma, di che cosa ti occupi? Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Zanzottera, sono socio dello studio Miago Zanzottera di Monza. Il nostro studio si occupa di consulenza fiscale e amministrativa per le imprese e per i professionisti e con Massimo sono appunto qui con voi per parlare della fiscalità legata al mondo dell'auto con specifico riferimento al noleggio a lungo termine. Bene Marco, vabbè, mi sono appuntato proprio due domande al volo che sono quelle che insomma più frequentemente i nostri clienti ci pongono. La prima è molto sommariamente a livello panoramico, quali sono le differenze dal punto di vista prettamente fiscale tra noleggio a lungo termine e un acquisto che può essere leasing, acquisto per contanti piuttosto che un finanziamento? Massimo, partirei con una differenza parlando di IVA sostanzialmente. Sappiamo che la differenza fondamentale tra le tre tipologie di contratti è molto sostanziale, perché se ho un acquisto o una fattura unica di acquisto di un bene strumentale che dal punto di vista fiscale, contabile, andrò ad ammortizzare nel corso del tempo questa fattura. Parlando prima di IVA, vado a detrarmi l'IVA immediatamente, ovviamente per le aziende nel limite del 40%, come prescrive la norma. Sì. Se parliamo invece di leasing e di noleggio a lungo termine, abbiamo una detrazione dell'IVA scaglionata, in quanto sui contratti leasing avremo l'IVA che verrà detratta per tutta la durata, lungo tutta la durata del Del contratto sulle contratto. singole fatture, come un po' per il noleggio a lungo termine. La cosa in realtà in termini di costi viene un po' ad essere la medesima anche quando parliamo di deduzione degli ammortamenti, deduzione dei canoni di leasing e deduzione del costo di noleggio. Però attenzione, quando parliamo di noleggio dobbiamo sempre, sempre, sempre distinguere la quota relativa al noleggio dell'autovettura da quota relativa ai servizi. Perché Esatto. l'articolo 164 del TUIR, che norma la deduzione dei costi relativi alle autovetture, prescrive che per tutte le aziende, teniamo un attimo in stand-by gli agenti di commercio, una deducibilità dei costi autovetture limitata al 20% con un tetto massimo di 18.075,99 euro. Cifre semplici Una come cifra semplicissima, ma in sempre. realtà è la conversione in lire dei vecchi 35 Esatto. milioni. Quindi in realtà questo tetto viene applicato sia nel caso di acquisto sia nel caso di contratto di leasing, ovviamente per il valore facciale dell'autovettura. È previsto invece per i contratti di noleggio a lungo termine il tetto dei 3.615,20, anche qua i vecchi 7 milioni Sì. di canone annuo, ovviamente nel limite del 20%. Questa cifra però, i 3.000 euro, vengono esclusivamente riferiti alla quota autovettura, escludendo quindi la quota servizi, Servizi. che non ha limiti, ma ovviamente è deducibile nell'ordine del 20%. Ricordiamo questa cosa perché nel precedente video ne avevo parlato, nel video dove parlavo appunto di fiscalità del noleggio a lungo termine per agenti di commercio, e in pratica il canone di noleggio a lungo termine è composto da due voci, canone puramente legato alla locazione e il canone servizi, e quindi questa cosa appunto. Ma questo è molto importante per determinare l'effettiva deducibilità del Esatto, costo, esatto. perché ritornando al discorso agenti, ovviamente, visto che per loro l'autovettura è un bene strumentale a tutti gli effetti, i limiti e l'asticella di deducibilità dei costi sono più alti. Parliamo
poi magari lo vediamo nel proseguo con uno specifico riferimento esatto. anche delle novità 2017. Perfetto. Bene, quindi una domanda che probabilmente gli ascoltatori chiedono molto, molto brevemente, quindi quali sono effettivamente i vantaggi del noleggio a lungo termine dal punto di vista gestionale e fiscale? Allora, diciamo che dal punto di vista prettamente fiscale il noleggio a lungo termine è assolutamente equiparabile, anche perché il legislatore fiscale non potrebbe fare una norma che avvantaggia un contratto esatto. in luogo di un altro, equiparabile alle altre forme di acquisto di autovetture strumentali, di autoveicoli strumentali. Il vantaggio in termini gestionali, nel senso che ho ovviamente una fattura sola, ho un canone di servizio unico, ho sicuramente la possibilità di non dimenticarmi delle scadenze, cosa che capita assolutamente spesso, il bollo che viene dimenticato, sì. ci si dimentica la scadenza del bollo, il cambio delle gomme invernali e soprattutto dal nostro punto di vista, comunque dal punto di vista di chi fa contabilità, ho una fattura unica, esatto. una scadenza unica, ho un pacchetto assolutamente completo che in luogo di acquisto, gestione del bene ammortizzato, gestione degli ammortamenti, gestione del contratto di leasing, il contratto di leasing che va in centrale rischi, cosa che non fa il contratto di noleggio a lungo termine, il bollo sempre in linea, quindi e soprattutto, magari non è simpatico dirlo, ma con il contratto di noleggio a lungo termine l'autovettura non è mia, quindi io pago un servizio, non pago un bene, potenzialmente oggetto di rivalsa dei creditori dell'imprenditore. Esatto, vabbè, questo... Questo magari è un... Esatto, però comunque ci sta. E, dal punto di vista invece del non avere il bene di proprietà, quindi a livello di studio di settore, eccetera, può essere un vantaggio quello di non avere il veicolo in proprietà? Allora, dal punto di vista degli studi di settore, no, in quanto dobbiamo indicare il numero degli autoveicoli a prescindere dalla tipologia di contratto, però può essere un vantaggio, questo sì, in termini fiscali, in termini di rivendita del bene. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui io sostituisco un bene, ho un valore, facciamo l'ipotesi, però questo ce l'ho sia per i contratti leasing che per i beni di proprietà, ho un valore residuo di beni. Nel momento in cui io questo bene lo cedo, facciamo l'esempio più semplice, ho acquistato un'autovettura a fine vita, a fine del periodo d'ammortamento, il mio valore fiscale è zero, la vendo, ho una plusvalenza che ovviamente è tassata in capo all'azienda, è tassata con il limite di tassazione sempre al 20%, perché se deduco nel limite del 20 non posso tassare al 100, però comunque è un adempimento ulteriore, la gestione, la fattura di vendita, lo scarico del libro cespiti e comunque poco tanto una plusvalenza. Esatto, perché molte persone molto spesso che non conoscono la legge a lungo termine ci dicono io pago ma alla fine non ho in mano nulla alla fine. In realtà al di là poi a conto economico quel bene lo paghi, nel senso se lo acquisti lo paghi al 100%, ma alla fine magari sono il cliente è convinto di recuperare una certa cifra da questo bene che ha acquistato, in realtà non tiene mai conto di quello che è la plusvalenza, specialmente magari non per l'azienda che incide, come dici tu, il 20%, ma magari per un agente di commercio. Per un agente ovviamente è molto più significativo. Esatto, questa cosa incide in particolar modo. Bene. Anche perché magari parliamo proprio degli agenti. Sì, esatto, perché ci sono delle novità fiscali da quest'anno, dal primo di gennaio, quindi approfitto della tua presenza per parlare anche di questa cosa. Parlavamo prima, il legislatore non può preferenziare un contratto rispetto all'altro, teoricamente, era in realtà, si era creata una falla nella normativa, falla che è stata sistemata dal primo gennaio 2017, perché anche per i contratti di noleggio a lungo termine, per gli agenti, il limite di deducibilità, ricordiamo, sempre per la quota relativa al noleggio dell'autovettura, non per i servizi, è stata elevata dai 3.615,20 ai 5.164,57 euro. Che era un po' una contraddizione, insomma, per lo Stato, perché
non vuole agevolare una formula di acquisto rispetto a un'altra, però così di fatto Diciamo accadeva. che dal mio punto di vista è stata una svista che quando, nel momento in cui hanno alzato l'asticella alla deducibilità dei costi agenti, sono dimenticati, come a volte purtroppo accade, un pezzo e quindi hanno fortunatamente sistemato e messo un tappo a questa falla. Con l'innalzamento della soglia di deducibilità, diciamo che anche per gli agenti il contratto di noleggio a lungo termine diventa molto di appeal perché sostanzialmente viene equiparato la deducibilità dei costi di acquisto di leasing a quelli di noleggio a lungo termine. Ricordiamo per gli agenti il limite è elevato a 25.822,84 euro per acquisto e leasing, questo limite della deducibilità prevede una riduzione del costo all'80%. Per i contratti di noleggio a lungo termine abbiamo i famosi 5.164,57 euro, sempre deducibili all'80%. A questo poi si aggiunge tutta la quota dei servizi che è sempre deducibile all'80%. IVA, per completare il discorso, detraibile al 100% per gli agenti di Per agenti di commercio. commercio. Se mi permetti, farei Sì? una chiusura in tema di deduzione costi Sì? auto, ricordando che per le autovetture date in uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta ai dipendenti, la deduzione è al 70%, questo sia che il contratto sia di acquisto, di leasing o ovviamente di noleggio a lungo termine, mentre la detrazione dell'IVA è integrale al 100%. Perfetto, quindi in questo caso il benefit dell'autovettura va indicato in busta paga, corretto? Ovviamente, esatto, hai fatto benissimo a ricordarlo perché quando si dà l'utilizzo in uso promiscuo al dipendente viene addebitato in busta paga un fringe benefit, ovvero una retribuzione figurativa legata alla singola tipologia di autovettura su cui il dipendente paga una quota di previdenza e di imposte in termini di trattenute fiscali. Bene Marco, io direi che abbiamo toccato sommariamente, ma comunque tutti i punti, tutte le casistiche dal punto di vista fiscale per le vetture aziendali o d'uso professionale. Quindi chiuderei qui questa puntata ringraziandoti della tua presenza. Mancherebbe. Vuoi ricordare il tuo studio? Assolutamente. Studio Meago Zanzottera, ci trovate anche noi su internet www.meagozanzottera.it. Perfetto. Grazie a tutti e Buongiorno, ci arrivederci. vediamo alla prossima autopillola. Grazie.